Le mani invitano il fedele a chiedere la sua intercessione, ad affidarsi alla sua protezione. Con dolcezza l'icona mariana dell'undicesimo secolo, che troneggia sull'altare maggiore della Basilica di Santa Maria in Araceli, accoglie il pellegrino in uno dei luoghi più suggestivi della capitale, in uno dei primi centri di culto cristiano a Roma. Dipinta su fondo dorato, con il capo coperto da un velo scuro, l'immagine è ritenuta miracolosa e da sempre oggetto di una particolare venerazione. A raccontarci la sua storia ed il suo culto lungo quasi un millennio è l'archeologa Alessandra Milella. Si tratta di una copia di XI secolo di una icona presente a Roma già dal VII-VIII secolo, che a sua volta si rifaceva ad un modello bizantino, il famoso modello dell'Agios Ritissa, e cioè un'icona cosiddetta anche icona di San Luca, perché si riteneva tradizionalmente che il prototipo fosse stato dipinto appunto per mano di San Luca e quindi naturalmente rispondente il più possibile all'originale. Quest'icona mostra delle dimensioni, una tavola di dimensioni piuttosto ridotte. Questo ci lascia supporre che originariamente, come del resto l'originale appunto di cui parlavamo prima, conservato a Santa Maria in Tempulo, in origine queste tavole di dimensioni così, diciamo, piccole non dovevano essere destinate ad un culto pubblico, quindi diciamo non dovevano essere destinate alla venerazione di una folla di fedeli, ma probabilmente erano piuttosto destinate ad un culto più ristretto, diciamo quasi privato, come ben si potrebbe dire ad una comunità monastica. Sono numerosi i maestri della scultura e della pittura che nel corso dei secoli hanno lasciato il segno della propria arte tra le mura di questa basilica. Nella cappella Bufalini brillano i colori del ciclo pittorico dedicato alla vita di San Bernardino da Siena, eseguito dal Pinturicchio intorno al 1485. Le finte architetture, la descrizione minuziosa dei personaggi e della natura fanno di quest'opera uno dei capolavori del Rinascimento romano, ma è ancora lo sguardo della Vergine ad incantare i pellegrini, da quando casualmente nel 2000, in seguito ad un restauro, riaffiorò questo brano pittorico della seconda metà del 1200, qui nella cappella intitolata a San Pasquale Bailon. Venne rimossa la decorazione, parte della decorazione che ormai, diciamo, aveva coperto la decorazione più antica, e così sono emerse alcune tracce consistenti e rilevanti della decorazione della fine del 1200. Si tratta appunto di una rappresentazione della Madonna con il Bambino tra San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, che è, diciamo, la parte principale e, diciamo, anche meglio conservata di questo affresco, di questo ritrovamento, e altri due lacerti di decorazione legati alle storie appunto del Battista e dell'Evangelista, a cui originariamente era intitolata la cappella.